La programmazione televisiva di Rai 1 è diventata un campo di battaglia tra due programmi di intrattenimento. Ciao Maschio, condotto da Nunzia De Girolamo, e Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Le tensioni sono emerse soprattutto per gli orari di messa in onda e gli sforamenti temporali. Durante un episodio di Ciao Maschio, De Girolamo ha lanciato frecciate alla collega Carlucci per lo sforamento dell'orario di chiusura di Ballando con le stelle, che ha causato il ritardo del suo programma. Con ironia, De Girolamo ha salutato il pubblico con un buongiorno, sottolineando il ritardo dell'inizio dello show. Ha scherzato sul fatto che, essendo Carlucci una ritardataria, avrebbero potuto iniziare ancora più tardi. Questo scambio di battute riflette le tensioni nel panorama televisivo italiano, con la programmazione di Rai 1 soggetta a variazioni e sforamenti. La reazione del pubblico è stata mista. Alcuni hanno apprezzato l'ironia di De Girolamo, mentre altri hanno visto le sue parole come un attacco diretto a Carlucci. La rivalità tra i due programmi è diventata argomento di discussione tra i fan, alimentando il dibattito su quale show meriti più attenzione. In conclusione, la competizione tra Ciao Maschio e Ballando con le stelle ha portato tensioni e polemiche nel contesto televisivo di Rai 1, con i conduttori costretti ad adattarsi alle dinamiche di programmazione.